ragione, doveva querelare. Buonasera. Querelare e diffidare per danno d'immagine. Sì. Buonasera, Presidente. Querelare, diffidare e denunziare l'intero governo presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Vabbè, nonché presso l'ONU, la NATO, il TAR del Lazio e Forum. Oh, addirittura anche Forum. Però non è necessario, abbiamo che capito. Che danno d'immagine, che sfregio, che vilipendio. Vabbè, adesso non esageriamo. Quei due hanno fatto una campagna contro la Campania. Ma no, da una settimana i campani, pur di non farsi riconoscere per la vergogna, girano con dei sacchetti di carta sulla faccia. Ma non è vero. Per camuffare la voce respirano l'elio. Ma cosa stai e dicendo? Così nella regione parlano tutti come Rosa Russo Iervolino. Ma... col danno d'immagine che hanno creato questa regione, persino i ladri perché si vergognano di farsi riconoscere come campani. Ma non è, guardi, fanno le rapine simulando l'accento veneto. Sì. Una borsa la vita, signore, che è ben gentile. Mamma mia. Che danno, che danno. Sì, però ho capito. Che danno. Però possiamo entrare nel maledetto. Entriamo Di Maio e Salvini si permettono di parlare della Campania come della terra dei fuochi. Beh, se ne parlava. La Campania è l'arte di arrangiarsi, la Campania di tenersi stretti, stretti nei quartieri spagnoli. Certo, sul motorino senza casco in senso vietato. Appunto, la Campania è il genio di Totò, il genio di Troisi, la Campania è il genio di Vincenzo Esposito che si allacciano abusivamente all'Enel. Chi è? Sono tenendo presente che in Campania il cognome più diffuso è Esposito, il nome Vincenzo. Quindi... in Campania lei è registrata come Onlus. La Campania, questo non è che la Campania la raccolta differenzia. No. Però possiamo entrare la Campania, nel merito. Entriamo nel merito dei rifiuti, no? Perché la Campania abbiamo capito la raccolta differenziata al 115%. Ma non è vero, è molto avanzata, ma non è così. La differenziata che facciamo noi in Campania è l'unica in Italia. Non credo, Quando tu in Campania apri un cassonetto dei rifiuti organici, li vedi suddivisi in primo, secondo, contorno, frutta e dessert. Ma perché deve sempre esagerare? In Campania i cassonetti dei rifiuti organici non sono cassonetti, sono dei buffet. Ecco, certo. E quei due si permettono di parlare dei rifiuti in Campania, ma la Campania è tanta. Però parliamo di rifiuti. La Campania, no? La reggia di Caserta. Sì, certo. La Campania, la necropoli di Pompei. La Campania e i parcheggiatori abusivi fuori dalla reggia di Caserta e dalla necropoli di Pompei. Però adesso, scusi, possiamo parlare più precisamente dei rifiuti? Proprio dell'argomento... E che c'è da dire? No, perché insomma in qualche hanno modo... hanno detto già tutto loro. Vabbè, arrivano adesso... qui, firmano i protocolli, creando... Sì. Creando l'altra carta straccia e quindi aumentando il problema dei rifiuti. Ma dicono che qui opinione. C'è la terra dei fuochi. Ma certo, quando invece la terra dei fuochi sta da tutt'altra parte. Beh, insomma, così come è chiaramente dimostrato da questa mappa incontrovertibile. Cos'è? Beh, vabbè, cos'è questa? Dai, questa è un'immagine presa dal satellite della NASA. Non credo. No, Presidente. Come si può notare, la Campania è un giardino fiorito. Ma non è vero, l'ha fatto lei a mano. È vero, qui in Campania, prima di me, la gestione dei rifiuti era obbrobriosa. Può darsi che lei l'abbia migliorata. La gente, per buttare la monnezza, roteava i sacchetti a mo' di martello di Thor. Ma non è vero. E poi li scagliava il più lontano possibile, il famoso Scele Napole. Non l'aveva mai visto nessuno, poiché era coperto da una coltre di sacchetti neri. Neri, che volavano costantemente da un quartiere all'altro. Va bene. Invece adesso in Campania i rifiuti vengono sottoposti ad un trattamento tale che i turisti per souvenir non vanno più nei negozietti, ma lo vistano dentro i sacchetti. Vabbè, ma questo abbiamo un processamento dei rifiuti così avanzato, avanzato. Sì, così e avanzato. Quando gli scarti di plastica finiscono in mare, i delfini li portano in famiglia la domenica come fossero pastarelle. Vabbè, ma non esageri, maleducati, abbiamo capito. Maleducati. Ho capito, Salvini ma Di Maio, la rana è il topo del cambiamento. No, ma non insulti. Sono entrati nella mia regione senza neanche chiedere il permesso, senza neanche suonare il citofono. Ma il citofono non c'è. Bisogna essere gentili quando vai in casa d'altro. Questo se lei sì. percorre la provinciale 88. Cos'è? Nel tratto che va da Marcogliano, provincia di Avellino, sì, ma non lo conosciamo. A Mercato San Severino, provincia di Salerno. Vabbè, sulla carreggiata da coglierla trova la nazionale campana di Carling, che le spazza via la strada man mano che lei procede. Io non capisco. E invece perché. Il batrace e il roditore si sono presentati senza neanche un cadeau, una bottiglia. Entrati urlando: dov'è il cesso? È di qua! No, aspettate, lì c'è la cucina, vabbè, ormai abbiamo fatto. Oh, ma perché? Ma perché? Lei non deve ricondurre tutto. Svia il problema. Parliamo dei rifiuti se vuole, no?
Capisco che non l'abbiano sentita, non l'abbiano... Firmano i protocolli. Sì, hanno firmato. Due vandali, ecco, parliamo... danneggiatori d'immagine, ma senza prima informarsi sì. sulle reali condizioni dei rifiuti in campo. Ecco, ma parliamone seriamente. Dove noi abbiamo messo in campo uno spiegamento di forze che si avvale di droni, unità cinofile, elicotteri, Apache, aerei visibili, stealth, sommergibili, dirigibili, pedalò e Robocop. Robocop, addirittura. Esatto, Robocop, un androide mezzo uomo e mezzo macchina. Sì, certo. Naturalizzato campano, naturalmente. Aia, aia. Altrimenti non si orientava sul territorio. Ah, certo, sì. Ma proprio per questo, purtroppo, il software avanzatissimo di intelligenza artificiale si è rivelato un'arma a doppio taglio, in quanto il cyborg è diventato... quella razza malsana di Campano, per cui io sta in malattia, no. Il timbro al cartellino non fa una figlia. Ma no! Andrea Zalone!